Ciao a tutti, rieccomi per la nostra consueta rubrica del mercoledì. Quest'oggi parleremo dei dati catastali. Il catasto va immaginato come un grande archivio contenente due armadi. Ogni armadio al suo interno possiede i dati relativi ai fabbricati e i dati relativi ai terreni. Si è portati a credere che il catasto abbia il ruolo di farci comprendere chi è realmente il proprietario di un immobile. Ma non è esattamente così. Questo è soltanto una delle funzioni che l'ufficio del catasto può fornirci. Per comprendere meglio come dobbiamo inquadrare il catasto, basti dire che oggi è gestito dall'Agenzia delle Entrate. Quindi il segreto è presto svelato, il catasto serve per farci pagare le tasse. Cerchiamo di capire come può essere utile invece il catasto nella materia dell'immobiliare. Sicuramente ci serve per poter estrapolare due documenti fondamentali. Uno è la misura catastale, l'altro è la planimetria catastale. Esaminiamo per prima la misura catastale. Al suo interno noi troveremo alcuni dati che sono di fondamentale importanza per poter andare alla corretta stipula. Questi dati sono il numero di foglio, il numero di particella e il numero di sub al quale l'unità immobiliare appartiene. Poi verrà individuata la categoria catastale. All'interno della misura noi possiamo comprendere se l'unità immobiliare in vendita è un garage, se è un box, se è un appartamento, se è un ufficio. Questo si vede dalla categoria catastale. Poi saranno indicati al suo interno anche i metri quadri, quindi potremo sapere quasi con esatta precisione quanto è grande l'appartamento, ad esempio. In ultimo c'è la rendita catastale. La rendita catastale è probabilmente l'elemento più importante perché è in base ad esso che pagherai le tasse ed è in base ad esso che potrai comprendere quanto ti costerà la stipula dell'atto di compravendita. Adesso esaminiamo la planimetria catastale. Che cos'è? È un elaborato grafico, quindi un disegno generalmente in scala 1 a 200, all'interno del quale sono raffigurate tutte le caratteristiche dell'unità immobiliare, come le pertinenze, i confini dell'edificio, la distinzione dei vari ambienti dell'appartamento, quindi troveremo il vano cucina, il vano soggiorno, il vano salone, la camera da letto, i bagni, il ripostiglio e anche i balconi. La planimetria che ti occorre è la planimetria rasterizzata, ovvero quella estrapolata dagli uffici del catasto e recante ai suoi margini tutti i dati catastali che già abbiamo trattato poc'anzi nella misura catastale. Ad esempio, foglio, particelle e sub. L'HB Immobiliare è felice di poter omaggiare in forma assolutamente gratuita a tutti i clienti che ne dovessero avere bisogno copia della propria planimetria catastale e della propria misura catastale. Ci occorre semplicemente che tu lasci i tuoi dati al link qui sopra, inserendo la tua mail e il tuo codice fiscale. Sino al mese di aprile, per tutto il mese di aprile, è un servizio che forniremo in modo assolutamente gratuito. Ti ringrazio per avermi seguito, alla prossima rubrica del mercoledì.